Samantha Togni e Mario Russo a ruota libera. Ospiti a Estate in diretta. Rai 1. Sono stati intervistati da Roberta Capua. Diversi temi affrontati, dal colpo di fulmine che li ha uniti su un treno facendoli convolare a nozze nel giro di soli 7 mesi, all'addio della danzatrice a Ballando con le Stelle, fino al segreto d'amore che oggi li fa vivere serenamente. Nonostante non sia facile gestire una famiglia allargata, Togni ha un figlio di 20 anni mentre Russo ne ha 3, 19, 17 e 15 anni. Pronti via e subito la Capua ha chiesto alla ballerina che cosa le abbia lasciato l'esperienza, durata parecchi anni, a Ballando con le Stelle. Mi ha lasciato un grande segno. Ci sono cresciuta, ha spiegato la Togni. Sono entrata a 23 anni e mi ha cambiato la vita professionale e personale. Ho un ricordo molto bello. Ho conosciuto tantissime persone e la possibilità di cambiare. Fino ad allora la mia carriera era indirizzata su un certo lato e poi ho iniziato a fare cose diverse. Infatti Samantha è diventata una conduttrice televisiva. Curioso il fatto che nel parlare di Ballando non abbia riservato alcuna menzione speciale a Milly Carlucci. D'altra parte pare che con la presentatrice non sia rimasto un rapporto idilliaco. Lo ha lasciato intendere in un paio di interviste del passato la stessa Togni che, se da un lato ha sottolineato di provare stima per la Carlucci, dall'altro ha reso noto di non sentirla più e di essersi vista bocciare da lei un progetto. Milly Carlucci? Le avevo proposto un nuovo ruolo, ma lei non lo ha ritenuto opportuno. Sento di aver dato tutto a Ballando con le Stelle e sono certa di questo. Penso che il mio tempo come insegnante fosse finito, aveva raccontato la danzatrice. E ancora. Se sento ancora Milly? No. Ma è una delle persone di cui ho... Tornando alla chiacchierata concessa a Estate in diretta, è stato ricordato che Samantha, a Ballando, nel suo primo anno ebbe come partner il compianto Fabrizio Frizzi. Di lui conserva un ricordo magnifico. Frizzi? Per me fu un grande privilegio. È stato il mio primo ballerino. Una persona di una bellezza umana rarissima. Una grande fortuna incontrarlo. Mi ha dato un grande esempio a livello umano.